Ascolta, amice, finalmente ci siamo. È ora di tirare fuori le palle e occuparsi di Joseph Seed una volta per tutte. Mi sta aspettando alla sua chiesa. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Ci siamo, il momento che stavamo aspettando è finalmente arrivato. Dobbiamo raggiungere la chiesa del padre Joseph Seed per regolare i conti. E io ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare, a condividere questo video, perché questa fino adesso è stata una delle serie più epiche che abbiamo giocato nell'ultimo periodo. E che succederà adesso? Adesso che ci confronteremo con Joseph Seed, io ho deciso di fare questa cosa qui. Mi sono armato fino ai denti, guardate la selezione di armi che ho deciso di portare, il mio AK modificato con questo mirino. Ho portato ovviamente un fucile di precisione, perché io non so che cosa succederà adesso, cioè se immagino che faremo un grande scontro con tutta la setta. Quindi nel dubbio mi porto anche il mio fucile a pompazza. Per non rimanere proprio del tutto sguarniti, vi sto facendo vedere le armi, ragazzi, perché mi sono accorto che durante tutta la serie non ve l'ho mostrate bene. Questo è il lanciagranate, non l'ho mai usato, ma me lo porto in caso dovessimo, insomma, aver bisogno dell'artiglieria pesante. Un'altra cosa che non vi ho mai fatto vedere è che c'era la possibilità di cambiare le munizioni alle armi, quindi perforanti, incendiari, addirittura ho la granata adesiva. E chi più ne ha, più ne metta. Ragazzi, abbiamo vissuto momenti veramente importanti in questo gioco. Abbiamo fatto fuori per ultimo Jacob Seed, che quando è morto ci ha detto sarai tu. Anche Fate ci ha detto dovrai scegliere. Ragazzi, io non vorrei che si arriverà a un punto in cui magari, non lo so, sconfiggiamo Joseph Seed e diventiamo noi i pastori di questa setta. No, sarebbe veramente troppo assurdo. Comunque andiamo, siamo pronti. E adesso ragazzi inizia ufficialmente la fase finale di questo gioco. Ecco il complesso. Sembra però che non ci sia nessuno. Boh, vabbè. Noi scendiamo guatti come gatti. E nel mentre lo facciamo, io vi voglio ringraziare per tutto il supporto che avete dato a questa serie. Ragazzi, veramente è stato incredibile. Non ho parole, quindi grazie a tutti. Ma poi ci sarà tempo, quando finiremo il gioco, per parlare, eccetera, eccetera. Raggiungi la chiesa. E mi ha tolto le armi. Ah, ok, io mi ero preparato tutte le armi, me l'ha tolte. Però eccoci qua. Sentite? Non vola una mosca, qua non c'è nessuno. Però, vedete, ci sono delle armi, quindi immagino che qua faremo, avremo comunque uno scontro. È desolato il villaggio. Non c'è nessuno. Tra l'altro, guardate, sulle case c'è scritto avarizia, lussuria, penso i sette peccati capitali, no? Ok, vi ricordate la prima volta che siamo venuti qui? Era pieno di gente che ci squadrava, ci guardava male. Oddio ragazzi, pronti, pronti, dai. È il momento. E l'agnello ruppe il quinto sigillo. E io vidi sotto l'altare le anime dei martiri, uccisi per la parola di Dio. Tu hai martirizzato la mia famiglia. E io sono pronto a fare lo stesso con te. Oh, oh! Come? Ma Dio ci sta osservando e ci giudicherà per ciò che scegliamo in questo momento. Ti ho detto che viviamo in un mondo sull'orlo dell'abisso. Un mondo dove ogni torto, dove ogni ingiustizia e dove ogni scelta rivela il nostro peccato. E dove ci ha portato il peccato? Dove ti ha portato il tuo peccato? I tuoi amici sono stati presi e torturati. Ed è solo colpa tua. Sono morte centinaia di persone ed è solo colpa tua. Questo mondo è in fiamme e la colpa è nuovamente solo tua. Ne è valsa la pena? Che dici? Quando è che capirai che non tutti i problemi si risolvono con i proiettili?
Quando tu sei arrivato qui, io ti ho dato la possibilità di andare via. Ma hai deciso di rimanere. E al cospetto di Dio ti faccio la stessa offerta. Un'ultima volta. Abbassa le armi. Prendi i tuoi amici. Lascia a me il mio gregge. E vai in pace. Andare in pace? Sei un pazzo furioso. Sicura? Siamo noi che non saremmo mai dovuti venire. Sai cosa devi fare? Ricordatelo. Dio ci guarda. Oh cavolo ragazzi, ho i brividi. Resisti o allontanati. Allora era questa la scelta che diceva Fate. Oh mamma mia, non so ragazzi, non so, perché allontanarsi non avrebbe molto senso, anche perché sono morte tante persone, abbiamo ucciso tante della setta e tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per resistere, per combattere contro quest'uomo e i suoi ideali e la sua violenza. Resistiamo. Ogni torto, ogni ingiustizia e ogni scelta rivelano il nostro peccato. John si sbagliava. Il tuo peccato non è l'ira. Sei pronto a guardare il mondo che soffre e brucia solo per il tuo orgoglio. E l'agnello aprì il sesto sigillo e allora si fece un grande terremoto. Il sole diventò nero e la luna diventò come sangue. Oh cavolo ragazzi, oh cavolo. Spero di aver fatto la scelta giusta. Oh, oh, rianima i tuoi amici. Però ragazzi, stiamo sparando davvero ai nostri amici. Vabbè, adesso siamo entrati nel... Sì, nel mondo del Gaudio. Quindi adesso quello che succede è un po' filtrato dalla droga. Però avete visto? C'erano lì i nostri vice. Eccolo qua, dai sceriffo, alzati per favore. E gli altri erano tutti i personaggi che abbiamo incontrato e che abbiamo aiutato. C'era padre Jerome. Però sceriffo, cioè te sei pure se lo sceriffo sta sempre per terra. Non lo so ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti e non so se se metterò addirittura il sondaggio, perché voglio capire. Sì, non è finita, lo so. Ho capito, non è che sei un santo. Ragazzi, ricordiamoci pure che tutto il male che ha fatto, tutto, insomma, tutte le persone che ha ucciso, eccetera, eccetera, non ce lo dimentichiamo. Però voglio sapere voi che avreste fatto, quindi... La vera furia del Signore! Sì, fatemi sapere voi che ne pensate, e soprattutto non so se metterò un sondaggio per votare se avreste scelto resisti o allontanati. Però se sì, passo tutto il tempo a rialzarli... Ah, li devo rialzare perché sennò... Ho liberato la testa da quelle stronzate. Sì. Sennò i cattivi, vedete, Nick, un po' quei tu. Se no li rialza e li porta dalla sua, ok. Chissà come ha fatto a prenderli e a metterli sotto la sua... Vabbè, erano drogati perché avete visto c'era tipo l'alone quello lì del Gaudio. Rialziamoli, che è la nostra missione poi, rialzarli. Stavi a dormire, dai. Dai, Nick. Che spettacolo, ragazzi. Avete visto? Lui ci ha dato un'ultima... Dobbiamo andare in safe. Di tutte le armi che avevo portato. Ma che cazzo? Quello che hai fatto tornerà. Quello che hai guadagnato, per cui hai combattuto, non hai servito a niente. È impazzito Joseph, ragazzi. Cioè, tutte le armi che ho portato non servono a nulla. Che roba, che spettacolo, ragazzi. Quindi lui ci ha dato un'ultima possibilità di scelta. Vabbè. Ci ha detto di nuovo vattene o resta. Che roba.
Io comunque, ragazzi, penso che voglio fare anche l'altro finale, quello allontanati, quindi magari domani ve lo metto. Intanto vediamo, però questo è il nostro finale, cioè la nostra storia è questa, con queste sono state le nostre decisioni. Comunque la nostra missione è solamente rianimarli, ecco Jazz. Quindi facciamoli fuori e poi rianimiamoli. Come se li liberiamo dal controllo del Gaudio. Ferma tu. Non mi toccare padre Jerome. Facciamogli il mio è il volto della verità. Ok. Non lo so, ragazzi, sono un po' frastornato. Gli incontri con Joseph sono sempre molto carichi, no? Avete visto come farneticava della religione, no? Sei davanti a Dio. Quello che adesso tu scegli, ne risponderai a Dio, cioè. Perdonali, padre, perché non sanno quello che fanno. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, ci fu silenzio nei cieli. E i sette angeli innanzi a Dio ricevettero sette trombe. E ci fu molto fragore, tuoni, lampi e un terremoto. Joseph Seed, sei in arresto. E si sentì una possente voce dal tempio dire agli angeli: andate e rovesciate sopra la terra l'ira del Signore vostro Dio. Che cavolo? Che cavolo? È finita, figliolo. No, raga, c'è i brividi. Non ci credo. Non ci credo. Porca miseria, ragazzi! C'aveva ragione Joseph Seed! La fine del mondo è arrivata! Non ci posso credere, vabbè. Dio, giovane! Hai visto anche tu? Ovunque tu sia, molla tutto e corri a quel cazzo di bunker! Ora! No, raga, io non ci credo. Moriremo tutti! Moriremo tutti! Moriremo tutti! Moriremo tutti! Moriremo tutti! Moriremo tutti! Guida, portaci al bunker! Non c'ho parole, raga, non c'ho veramente parole. Ce l'ha messa nel sacco! C'aveva ragione, la profezia era vera. No, vabbè, non ci posso credere, non ci posso credere, ragazzi. Scusate, io non c'ho parole. Cioè, raga, aveva ragione Joseph Seed, la sua... No, non ci posso... Cioè, era vero quindi che Dio gli parlava, gli aveva parlato. E quindi stava semplicemente eseguendo... Ma non c'ho parole, guarda. Che poi, ragazzi, sì, va bene. Cioè, effettivamente, se ci pensiamo, ci avevano tutti i bunker, sia Joseph, scusate, sia Jacob che John, che Pete, avevano tutti il bunker perché erano preparati per questo momento. Loro sapevano perché Joseph gliel'aveva detto. La voce, il creatore, gli aveva spiegato che sarebbe arrivato questo momento. Non ci posso mai credere, guarda, veramente. Mai mi sarei aspettato sta cosa. Assurdo, assurdo. Non ce la faremo, non ce la faremo. Attenzione, albero.
occhi. Sai che cosa significa? Significa che i politici sono stati silenziati. Che le corporazioni sono state cancellate. Significa che il mondo è stato purificato dal santo fuoco di Dio. Ma soprattutto... significa che io avevo ragione. Il collasso è arrivato. Il mondo come lo conoscevamo è finito. Ho atteso così a lungo. Ho atteso così a lungo che la profezia sussurratami all'orecchio da Dio si avverasse. Ho preparato la mia famiglia per questo momento. E tu me l'hai portata via. Ucciderti per quello che hai fatto. Ma tu sei tutto ciò che mi rimane. Ora sei la mia famiglia. Quando il mondo sarà pronto a rinascere, allora noi torneremo alla luce. Io sono tuo padre. E tu sei mio figlio. E insieme stiamo per marciare verso i cancelli dell'Eden. No, vabbè, raga, non c'ho più... veramente, non c'ho parole. Che finale! Ragazzi, si conclude qui la nostra avventura su Far Cry 5. Non del tutto, perché io adesso voglio sapere come sarebbe il finale se noi decidiamo di allontanarci, no? Quindi di lasciarlo in pace. Ma ci aveva ragione Joseph Seed! La fine del mondo era arrivata e noi eravamo poi il... come posso dire? Il fautore di questo collasso. Non, ma veramente, io non me la sarei mai aspettata. Fatemi sapere voi che ne pensate sotto nei commenti. Ripeto, domani facciamo anche il finale alternativo. C'è anche un altro finale che si può sbloccare praticamente all'inizio del gioco, decidendo di non fare niente quando dobbiamo arrestare Joseph. Ne avevamo anche già parlato nella serie, però ve lo mostrerò. Però voglio vedere il finale allontanati che succede. Se voi già lo sapete, ragazzi, non lo spoilerate sotto nei commenti, perché adesso io lo andrò a fare e lo mettiamo domani. Per il resto, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate del gioco, mi è piaciuto tantissimo. Io, come sapete, mi riservo sempre qualche minuto per dire la mia sul gioco. Questa volta sarò breve perché ve lo straconsiglio. È divertente, visto che il gameplay è quello solito di Far Cry e a me piace tantissimo. Squadra che vince non si cambia. Graficamente ci siamo. Anche la storia mi ha stupito tantissimo, non me l'aspettavo. Non so se è ai livelli di Far Cry 3, però comunque tanta roba. Magari me lo fate sapere anche voi sotto nei commenti. Che dire, ragazzi, in realtà sto un po' in stato di shock perché non mi aspettavo un finale del genere. E quindi, non lo so, ragazzi, fatemi sapere voi che ne pensate sotto nei commenti, se vi è piaciuto sia la storia che questo finale. Veramente, apriamo un topic e voglio leggere tutti i vostri pensieri. Per il resto, io vi ringrazio per aver seguito anche questa serie in mia compagnia, è andata benissimo, ragazzi, veramente grandissimi. Vi do appuntamento alla prossima grande serie, che sarà God of War, e lì, ragazzi, preparatevi perché sarà tanta roba. Uscirà il 20 aprile, io spero di portarvela il prima possibile, però domani esce il finale alternativo perché voglio capire che cosa succede se decidiamo di andarcene e lasciare quindi libero Joseph Seed. Ragazzi, grazie a tutti, appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Shosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Boom 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 boom, bang 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 bang, boom 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 boom.